Salve a tutti, mi trovo al Mandrione, che è un quartiere che è una sorta di villaggio all'interno di Roma, in prossimità del centro di Roma, un quartiere costruito lungo le arcate di un antico acquedotto, l'acquedotto Felice, un acquedotto di epoca papale, sovrapposto a precedenti acquedotti di epoca romana che avevano smesso di funzionare. Il quartiere è molto particolare. Questo è un canale dove parlo sia di natura selvaggia che di archeologia all'interno di Roma e parlo anche delle sovrapposizioni che ci sono nel territorio di questa città tra natura selvaggia e archeologia. Ovviamente qui all'interno di Roma non c'è natura selvaggia, ma c'è tutta una serie di itinerari di grandissimo interesse, come appunto questo quartiere. Questo quartiere, il Mandrione, che è situato in prossimità del centro, ma come dicevo, è una sorta di villaggio all'interno della città, in prossimità delle mura del centro storico. Thank you.
Qui torniamo alla città, usciamo dal villaggio, andiamo in città. In teoria si potrebbe continuare lungo l'arca dell'acquedotto fino al parco degli acquedotti, quindi fino ai confini della città. E si può, seguendo questo itinerario, partire dal centro di Roma, dalle mura romane, fino all'esterno della città, come dicevo, al parco degli acquedotti, dove passano sette dei 12 acquedotti di epoca romana. Da qui si può accorciare l'itinerario transitando da queste atmosfere di paese all'atmosfera dei palazzi della città vera e propria. Eccoci qui, fuori dal villaggio e dentro la città. Tornati al normale ambiente metropolitano.